non ordigni nucleari, prove di forza e intimidazioni reciproche, ma etica e solidarietà dovrebbero sempre animare le relazioni tra i popoli. Non ci sono mezze misure nel discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al simposio Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari, tenuto la scorsa settimana in Vaticano. Anche considerando il rischio di una detonazione accidentale di tali armi per un errore di qualsiasi genere, è da condannare con fermezza la minaccia del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma l'intero genere umano. È ingannevole il senso di sicurezza che suscita la corsa agli armamenti, non solo atomici. Una spirale che non conosce sosta, ha sottolineato con forza il pontefice, che allontana il mondo intero dalle reali priorità, come la lotta contro la povertà, la realizzazione di progetti ecologici e sanitari, il pieno sviluppo dei diritti umani. Questi e molti altri sono stati i temi che hanno sollecitato nell'aula nuova del Sinodo gli interventi dei relatori giunti per il simposio organizzato dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. 11 Nobel per la pace insieme ai vertici di ONU e NATO, unitamente ai rappresentanti degli Stati membri. La storia dell'uomo, secondo l'argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace nel 1980, è giunta ad un momento cruciale, drammaticamente simile a quello durante il quale San Giovanni XXIII, con la lettera enciclica Pacem in Terris, si rivolse in piena guerra fredda ad un mondo scosso dal pericolo di un conflitto atomico. Io ricordo al Papa Juan XXIII. Ricordo che Papa Giovanni XXIII nel 1963 diceva le stesse cose che affermiamo oggi. La questione è: cosa è successo dal 1963 a oggi nel mondo? Una serie di paesi hanno cominciato a volere le armi nucleari per avere un potere di distruzione. Quindi, per raggiungere una conversione delle coscienze, dobbiamo liberare la coscienza armata. Por eso tenemos que liberar la conciencia. Credo che questa sia la via e dunque ciò implica cercare il consenso, il dialogo tra le parti. Ad esempio, oggi abbiamo il problema degli Stati Uniti e della Corea del Nord. Applicheranno ancora sanzioni alla Corea del Nord o apriranno uno spiraglio di dialogo per giungere ad una soluzione politica e umanitaria e disarmare la coscienza armata non soltanto della Corea del Nord, ma anche della grande potenza degli Stati Uniti, del presidente Trump? Disarmare la coscienza armata non solo della Corea del Nord, sino anche della gran potenza degli Stati Uniti come il presidente Trump. Al centro del convegno il Trattato di New York, firmato il 7 luglio da 122 nazioni, un documento che definisce l'arma nucleare uno strumento illegittimo di guerra, un atto giuridicamente vincolante che vieta agli Stati membri lo sviluppo, l'acquisto e il possesso di ordigni atomici. Un enorme passo in avanti verso la speranza di un completo disarmo nucleare, esattamente a 50 anni dalla lettera enciclica Populorum Progressio del Beato Paolo VI. In essa Papa Montini, come ha ricordato il pontefice durante il suo discorso in Sala Clementina, afferma che lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico deve essere integrale, volto alla promozione di ogni uomo nella sua interezza, rigettando così la cultura dello scarto. Il Papa parla di politica perché ha un ruolo sia spirituale che politico. Riguardo alla politica, tutti siamo attori politici. Io sono un uomo politico, ma non partitico. E politica vuol dire ricerca del bene comune, della società, per tutti. Ricercare il bene comune implica far nostro il dolore di chi soffre, condividere la sofferenza di chi non ha da mangiare. Pertanto, come facciamo a cambiare il mondo? Per questo, nel Forum Sociale Mondiale affermavamo: un altro mondo è possibile. Otro mundo è possibile.